Gliascoltabili.it presenta Scemi da un matrimonio. Tragistorie di coppia. Tragistorie di coppia. O energia del Signore, o Signore infinitamente affascinante, o beneficiario supremo, per favore impegnami al tuo servizio. O energia del Signore, o Signore infinitamente affascinante. Zitto, ma che cazzo? Stai un po' attento, Rocco. Sei appena caduto sul mio portatapetino in bambù. Fai attenzione, me l'ha portato mio cugino da Bombay. Gliel'hanno fatto a mano sotto il suo sguardo. Ma sul serio? Stavo per rompermi l'osso del collo. Perché ste luci basse? Non sono luci, sono candele. Neanche te ne sei accorto. No, ma uno si distrae un attimo e questa casa prende a fuoco come Notre Dame. Hai rovinato il mio momento Gaudia. Zitta, per favore. Oggi è una giornata tremenda. Ti ricordi Luca Maviraghi, il mio assistito? No. Quello accusato di mandare foto del suo pisello immerso nella panna alle gemelle undicenni della vicina di casa. Quello che ho difeso dicendo che era solo una vendetta perché dal bagno di lei veniva troppa umidità. Ah, sì. 3 anni in appello. Oh, signor. Pardon? E nulla, rigurgiti di patetica sudditanza cattolica. Si amano Zita e Rocco, si amano da tanti, tantissimi anni. Tutto è iniziato nel periodo dell'università. Erano gli anni accesi delle contestazioni giovanili, del grande fermento universitario. Si sono incontrati per la prima volta a un comizio a pugni chiusi e da allora non si sono più staccati. Anche se sotto il profilo etico le loro vite hanno preso strade diverse. Rocco si è laureato in giurisprudenza, è diventato un penalista inquadrato, rigoroso, anche davanti a casi di morale discutibile, insomma, un professionista serio, anche bacchettone sotto certi aspetti. Uno di quelli che dormono con il pigiama di lana anche ad agosto inoltrato, ecco. Zita invece è uno spirito libero, ha lasciato l'università, ha scritto dei libri sullo spiritualismo indiano, è una passionaria di sinistra che fa sue tutte le cause più accese, dal femminismo ai diritti dei migranti. I due si amano, ma non vanno praticamente d'accordo su niente. Zita, io mi fermo qui. In che senso? Ti sta per venire un altro infarto? No, mi fermo qui significa che non mangio più. Va bene, non mangiare più. Ma che fai? Sei matta? Ti tolgo il piatto. Hai detto che ti fermi qui, no? Zita, è venerdì. È da 5 giorni che mangiamo poltiglie che sembrano vomitate da una balena ubriaca. Beh, quello che passa al convento. Io la carne non la compro, tantomeno la cucino. Non capisco come fai a non amare il gomasio, sale marino e semi di sesamo tostati e tritati. Io qui di tritato vedo solo 2 cose e stanno vorticando un sacco, Zita. Senti, ma dove sta scritto che devo cucinare io? Siamo ancora inchiodati a questo etero patriarcato da 2 lire? Rocco, sta baracca sta sua anche grazie alle vendite dei miei libri di yoga. Tua figlia... Vorrei dire nostra figlia. No, perché è stronza come te. Tua figlia studia a Londra anche con i soldi miei. Sai che c'è? Cosa sentiamo? Ognuno cucina per sé. Così andrai avanti a Kinder Bueno fino a quando non ti scoppierà il fegato. Ho sopportato la deriva reazionaria di mio marito troppo a lungo. Prima ascoltava Iannacci, adesso Giorgia. Ogni tanto mi chiedo dove sia finito l'uomo che condivideva con me la lotta per i diritti allo studio, per l'autodeterminazione dei corpi, per chiamare Rosa Luxemburg la randagia che scodinzolava tra le aule della facoltà. Io lo amo ancora, Rocco. È la dimostrazione che anche anime diverse possono incrociarsi. Ci ho fatto pure una figlia, pensate un po'. Quindi cerco di soprassedere, di filtrarmi la vita con lui in mezzo e i suoi difetti per convertirli in energie positive. Poi però mi ha detto che alle europee ha votato la Meloni. E no dai, la Meloni no. Zita, è fatta a modo suo. È la donna della mia vita, anche se non si è mai staccata dallo stereotipo della passionaria comunista, che non sa nulla di come funziona la vita vera, per non parlare delle influenze peace and love patetiche dopo i 17 anni. Voglio dire, avete mai chiesto a mia moglie cos'è il PIL? Secondo me non vi sa rispondere. Provate a chiederle di suonare l'internazionale con le pernacchie. Vi sorprenderà. Volevo iscriverla alla corrida una volta. Non ha voluto perché andava sulle reti di Berlusconi. Ormai io e Zita abbiamo quasi...
60 anni, e non dico che a 60 anni riconsideri tutto, ma arrivi a un momento in cui vorresti che il tuo partner fosse più come sei tu e non come lui realmente. I 60 non sono un traguardo facile. Ok, oggi si è ancora giovanili a quell'età, ma è indubbio che ci si sta avviando verso il crepuscolo della propria esistenza. Zita e Rocco sono una coppia energica, ma che per troppo tempo, pur amandosi, ha viaggiato su binari separati. Adesso sentono la necessità di connettersi l'uno con l'altra, di amalgamarsi di più, di completarsi. Peccato che ci provino senza venirsi incontro. O perlomeno Rocco ci prova. Lasagne con ragù di soia. Le ho preparate io. Grazie. Cos'è? Non ti vanno bene? No, amore, vanno bene. È solo che sto nel periodo del digiuno lunare. Non so se voglio sapere di che cosa si tratta. Rocco, non devi sottovalutare l'influsso della luna sul nostro pianeta. Noi siamo parte della natura e... E niente, zitta. Fai finta che non abbia preparato nulla. Fai finta che questo ragù non sia di soia, ma proveniente da qualche animale scannato. Facciamo che tutto torna come prima. Non c'è nulla da fare, zitta, non cambierà mai. Posso impegnarmi quanto voglio, troverà sempre il modo di farmi sentire un fesso. Ok, ho esagerato. Ma non è colpa mia se per cucinare Rocco ha scelto il periodo di digiuno lunare. Lo aspetto per settimane. Sono un uomo anziano, quasi anziano. Per quanto tempo ancora devo sopportare tutto questo? Per poco, Rocco, ancora per poco. Zita si è resa conto di aver esagerato con la storia del digiuno lunare e prova a correre ai ripari. Sì, sa che ha sbagliato, ma sa anche che ormai le differenze con il marito sono così evidenti che bisogna prendere scelte radicali, decisioni importanti, provocatorie, proprio come piace a lei. Rocco e io abbiamo bisogno di nuova linfa vitale. Non posso lasciarmi intimidire dal blocco che ci ha investiti. Zita, levatelo dalla testa. Sarà come nell'estate toscana 1972. Appunto, 1972. Una vita fa. Ho un peacemaker, dannazione. Siamo anime in circolo, dannati in cerca di nuovo equilibrio. Polpi che vogliono attaccarsi alla scogliera della vita. Cazzo, zitta! I polpi nel mio caso si chiamano polipi e per fortuna li ho tolti tutti. Banale e volgare. Ti rendi conto di quello che mi hai appena proposto? Sì, mi rendo conto. Mi rendo conto che l'uomo che ho sposato 30 anni fa avrebbe dato un'escandescenza davanti a una proposta del genere. Rocco è sempre così pesante. Gli ho semplicemente detto che per avere più brio avremo bisogno di uno stimolo importante. E allora ho pensato a cosa potrebbe stimolare lui. E mi è subito venuto in mente un'altra donna. Una specie di concubina. Una che venga qui ogni tanto e faccia sesso con noi due. Non so da quanto tempo è che non facciamo l'amore io e Rocco. Beh, ormai lì sotto abbiamo le ragnatele. Tutte e due, Cioè, vi rendete conto? Zita ha usato il termine concubina. Cioè, vorrebbe che pagassimo una puttana, perché di questo si tratta, affinché mi riaccenda dal punto di vista sessuale. Ma esattamente mia moglie, ora che abbiamo quasi 60 anni, dove vuole che andiamo a parare? E soprattutto... dove sono finiti lo stile e la dignità? Zita l'ha fatta grossa. Per ravvivare il menage coniugale, ha proposto al tradizionalissimo Rocco di chiamare in casa una concubina e di avviare una bella relazione a tre. L'uomo è sconvolto. Cosa passerà mai per la testa di una moglie forse un po' eccentrica, ma che non si era mai spinta a questo livello? Solo che prima si fa queste domande, poi ci pensa un po' su e infine... Meraviglioso.
Davvero, Zita, non riesco a capire perché tu mi possa chiedere una cosa del genere. Rocco, te l'ho spiegato. Ora mi fai finire di vedere questo film? Adoro Glenn Close. Quanto è brava quando fa la stronza. No, davvero, non puoi avermi chiesto quella cosa. E va bene, acqua passata. Ora zitto. Come mai hai associato proprio me a... Oh, Rocco, e basta! Se non fossi come sei, penserei che stai insistendo perché la cosa ti interessa. Zitta! Che c'è? La curiosità nel nostro Rocco ha preso il sopravvento. Dov'è finito l'uomo inquadrato di una volta, il maschio che non cede mai, il marito assennato, traviato dalle richieste bizzarre di una moglie troppo libertaria? Beh, a quanto pare se ne sono perse le tracce. Sì, perché adesso Rocco si è improvvisamente accorto che la proposta di Zita tanto schifo non gli fa. L'idea di avere una sorta di concubina 2.0 gli piace assolutamente. Vi chiederete, ma com'è che ha cambiato idea in maniera così repentina? Risposta? Beati coloro che saranno in grado di decifrare le umane contraddizioni. Giuliana, la tua segretaria, come ti pare? No, Giuliana, no, allora va bene tutto, ma... È così posata, così acqua cheta. Quelle come lei poi si rivelano impetuose come triceratopi. No, è brutta come il luto. E poi è una valida collaboratrice. Va bene, va bene. Marcella Maggio? No, ma è un'amica di nostra figlia. Ma allora sarà ancora più eccitante. No, mi fa impressione. Una volta ho giocato a tennis con suo padre. Va bene, va bene. Patrizia, quella che lavora al bar. No, grazie. Mi sa di zozzo. Rocco, stiamo provando a regalarti una concubina. Che ti aspettavi di coinvolgere una che scrive saggi su Schopenhauer? No, è che... È che lo dico io. Tu adesso ti affidi a me, la scelgo io. Hai capito bene? La troverò io, la geisha perfetta. La ciocio san dei tuoi sogni. E proprio come accade a lei, il lieto fine è dietro l'angolo. Guarda che quella storia non finisce bene. Sta zitto. Retrofront. Rocco sembrava quasi convinto, ma davanti alle opzioni segnalate da Zita non riesce mai a trovare la persona giusta. È confuso il ragazzo. Sono bei drammi questi, Non so che mi succede. Ero quasi convinto che l'idea folle di mia moglie potesse andarmi bene, e invece sentirla parlare così di altre donne, lei, baluardo del femminismo, mi ha quasi infastidito. Zita non parlerebbe mai così. Cosa le è accaduto? Ho sempre odiato il maschilismo. Credo abbia profondamente devastato il nostro modo di intendere la socialità. Sono sempre stata una compagna transfemminista. Solo che... Come dire... Questo scegliere la donna per mio marito è qualcosa che mi fa sentire profondamente creativa, briosa, inventiva. So che va contro i miei credo, ma non posso farci nulla. Sono libera fino in fondo, anche nelle contraddizioni. E soprattutto non capisco perché quel cretino di mio marito non mi dia retta. Conosco uomini che ucciderebbero pur di aver l'amante in casa e non doversi nascondere dietro finti impegni di lavoro. Ce l'avrebbe a domicilio, meglio di così. Zita parla di donne come se fossero oggetti. Inizio a trovarlo francamente inaccettabile. Sì, sarò un uomo all'antica, pieno di difetti e tutto quello che volete. Ma se c'è una cosa che apprezzo nelle persone è l'integrità, la coerenza. In questo mia moglie sta fallendo clamorosamente. Lo ammetto, l'idea di avere una geisha in casa mi stuzzica, stuzzicherebbe qualsiasi uomo. Ma questo per me diventa nulla a confronto dell'odio che provo per mia moglie quando parla così. Sì, voi direte, ma come, non volevi che tua moglie cambiasse? Certo, ma la volevo meno hippie, non volevo diventasse una maitresse assetata di sangue. Ci penso io a mio marito, ci penso io. In effetti, Zita ci pensa. E dopo essersi lavorata il buon Rocco riesce a rimediare una personcina speciale, una di quelle che potrebbero fare al caso loro. Recupera il numero di una ex assistita del marito e... Il gioco è fatto. Ho contattato Marianella Luglio, una che mio marito ha assistito qualche anno fa. Era stata denunciata per stalking da un suo ex amante e l'aveva accusata, peraltro, di essere una ninfomane. Poi il caso è stato archiviato. Personaggio affascinante, Marianella.
Una volta è venuta in studio da Rocco completamente avvolta nel latex. L'ho sempre adorata e per me sarà la donna perfetta.